Salve a tutti ragazzi e bentornati su Pavi Movie. Ed era anche ora. Dopo mesi di latitanza da YouTube, eccoci finalmente ritornare per la vostra indubbia felicità. E come iniziare al meglio l'anno nuovo se non parlando di Suspiria, dove ci sono streghe malefiche, omicidi, violenza, sangue, tutte cose pregne di una certa allegria, insomma. Forse i più attenti di voi avranno notato una leggera miglioria per quanto riguarda l'audio. Infatti, qui in basso potrete notare il mio nuovo microfono da studio. E molti di voi diranno stupiti: "Oh, però, ammazza! Pavi, cioè, hai investito?" Sì, tua sorella ha investito. Cioè, ma secondo voi io ho i soldi per potermi permettere un microfono professionale con tutta la sua attrezzatura? Cioè, completa in tutto e per tutto, ma ovvio che sì, infatti li hanno spesi i miei compagni, nonché amici dell'università, che in un loro lampo di gratitudine mi hanno regalato questo microfono in occasione della mia laurea, perché sì, in tutto questo mi sono anche laureato. Mi rendo conto che è difficile da credere, ma sì, sono dottore. E voi? Non siete un cazzo. Vabbè ragazzi, stronzata a parte, colgo l'occasione per ringraziarvi nuovamente per questo magnifico regalo che mi avete fatto, perché sono sicuro che regalerà molte soddisfazioni. Bene, fatti questi fottutissimi convenevoli, direi di procedere col video. Allora, questo video lo volevo fare molto prima perché ho recuperato non molto tempo fa il Suspiria di Dario Argento, mi è piaciuto tantissimo e quindi volevo farci un video e volevo appunto sfruttare il fatto che recentemente è uscito il Suspiria di Luca Guadagnino, quindi diciamo volevo cavalcare il trend. Però dopo mi sono detto: a sto punto mi guardo anche il film di Guadagnino, così posso mettere sia quello di Argento che quello appunto di Guadagnino in un unico video per poi fare un bel confronto tra i due. E difatti è quello che ho fatto. Ma prima di cominciare, direi di creare la giusta atmosfera. Vabbè, direi di partire col Suspiria di Argento. Beh, c'è veramente poco da dire in questo caso. Un capolavoro, eccellente su tutti i fronti, la regia, la fotografia particolarissima con questi colori molto accesi, quasi abbaglianti, specialmente tendenti al rosso. E che qui ho cercato goffamente di replicare, insomma. Straordinarie le musiche dei Goblin, che qui creano qualcosa di unico nella storia del cinema, quasi irrepetibile per certi versi. Una colonna sonora potente e di impatto che contribuisce, insieme a tutto il resto, a fare di Suspiria un film fortemente surrealista che sprezza horror a tutti i pori. Una cosa che mi ha colpito e che mi è piaciuta davvero tanto è proprio la sequenza iniziale, la scuola cinema, veramente una delle sequenze più belle della storia del cinema e che personalmente ritengo sia perfetta, cioè, ed è emblematica di tutta la poetica di Suspiria, dove tutte le componenti tecniche, ovvero regia, fotografia, montaggio, colonna sonora, vanno praticamente a braccetto. C'è la protagonista che arriva nella stazione, no, quegli stacchi sull'uscita proprio della stazione, e proprio in quel momento parte la colonna sonora, quindi cioè, ti fa capire quasi che la protagonista stia entrando in questo mondo, diciamo, mistico, in questo mondo misterioso, no? Poi lei che esce, c'è il dettaglio sulla porta che si chiude, poi lei sotto la pioggia che chiama il taxi, insomma, ti fa subito immergere completamente nell'atmosfera del film, che secondo me in un film del genere è fondamentale, ma avremo modo di parlarne anche più avanti. L'atmosfera è surreale, appunto, e spesso presenta dei tratti di paranormale e la narrazione assume dei toni che potremmo definire da fiaba, una fiaba horror in questo caso, e anche questa cosa devo dire che l'ho apprezzata tantissimo.
Quindi, che dire ragazzi, un film bellissimo, straordinario. E nel caso non l'abbiate ancora visto, soprattutto se siete amanti del genere, io ve lo straconsiglio proprio ad occhi chiusi. Fidatevi che non rimarrete assolutamente delusi, ve lo assicuro. Bene, detto questo, passiamo dunque all'altro Suspiria, ovvero quello di Guadagnino, appunto. Allora, innanzitutto c'è da precisare una cosa, e guardate che questa è fondamentale, ovvero questo Suspiria, cioè di Luca Guadagnino, non ha niente a che fare con il Suspiria di Dario Argento. È una roba completamente diversa e di certo non lo si può definire un remake come spesso è stato affermato. E già qui c'è un problema non da poco, secondo me. Cioè, il fatto che si debba per forza specificare che questo film non è un remake del Suspiria originale, per evitare che il pubblico appunto rimanga in qualche modo deluso dalle sue aspettative, ebbene, questo è già un punto debole del film, secondo me. Perché non tutti hanno, diciamo, la pazienza e l'accortezza di andarsi ad informare prima di andare al cinema, insomma. E quindi è molto probabile che nella maggior parte dei casi si crei, per forza di cose, l'equivoco. Che però, se posso dire, te la vai anche un po' a cercare se intitoli il tuo film Suspiria. Cioè. Ma a parte questo, una volta assodato che questo film sia completamente a parte e che sia solo vagamente ispirato al Suspiria di Argento, quello che uno normalmente si aspetta andando a guardare un film che si intitola Suspiria è quantomeno quello di andare a guardare un horror. Ma un altro problema è proprio il fatto che non è neanche un horror, cioè ci sono poche scene che possono essere definite effettivamente horror. Ma il film di Guadagnino è più che altro un thriller, per cui anche in questo caso lo spettatore si trova tremendamente deluso perché appunto si aspetta di andare a guardare un horror e invece si ritrova tutto d'un tratto un thriller alla Guadagnino. Ma andiamo con ordine. Intanto partiamo dai pregi, perché c'è da dire che il film di Guadagnino, tutto sommato, non è completamente da bocciare. Ci sono effettivamente delle cose ben fatte, soprattutto per quanto concerne il lato tecnico. Il film ha un'ottima regia ed è connotato da un'estetica molto, molto interessante, con questa fotografia che va a risaltare molto i corpi. Infatti, la danza, qui, rispetto al film di Argento, ha un'importanza fondamentale. La danza appunto assume una valenza rituale, spirituale, esoterica, chiamatela come volete, e che con le streghe ci calza a pennello. Interessante anche come la danza sia effettivamente connessa alla sfera sessuale, cioè danzare per la protagonista equivale praticamente a scopare, e lo dice lei stessa in una scena, tra l'altro. E a proposito, le sequenze di danza sono veramente dirette in maniera magistrale, cioè sono il punto forte del film, per intenderci. Ma comunque in generale ci sono dei guizzi di regia che effettivamente ho apprezzato. Insomma, intendiamoci, Guadagnino non è che sia proprio l'ultimo scampato di casa, quindi. D'altro canto, non mi ha entusiasmato più di tanto la colonna sonora, che pur essendo ottima per appunto accompagnare le sequenze, non l'ho trovata così incisiva come invece poteva essere appunto la colonna sonora dei Goblin. Nulla da dire sulle attrici, tutte bravissime, soprattutto Tilda Swinton, che qui addirittura interpreta tre personaggi, cioè, e anche Dakota Johnson, cioè insospettabile, però qui a quanto pare cioè, è brava, qui è brava. Bene, fatti tutti i complimenti per i pregi, adesso direi di parlare dei difetti. I difetti di questo film direi che sono quasi tutti, per la maggior parte, riconducibili alla storia o alla sceneggiatura in generale. Alcuni hanno detto che questo film sia molto complesso e che richieda più di una visione per poterlo comprendere appieno. Ecco,
A me questo film è sinceramente sembrato inutilmente complesso, perché dipana troppo la storia tra i vari personaggi e spesso si perde appunto il filone principale. Cioè, hanno voluto sviluppare in tutto e per tutto i vari personaggi che erano presenti anche nel film di Argento, ma alla fine alcuni di questi vengono a risultare né carne né pesce. Un esempio su tutti è Sara, l'amica di Susie, cioè la protagonista, che se nel film di Argento aveva un'importanza cruciale per diciamo, la risoluzione della vicenda, beh, ebbene qui nel film di Guadagnino è ridotta a poco più che una comparsa. Il suo rapporto con Susie è veramente ridotto all'osso e tutta la parte di indagine, diciamo, che la coinvolgeva nel film di Argento, qui è in parte devoluta allo psicologo, che è uno dei nuovi personaggi introdotti in questo nuovo Suspiria. Personaggio interessante, per carità, ma che alla fine, nell'economia generale del film, va a distogliere l'attenzione da quella che è la storyline principale. Cioè, lo psicologo ha quasi la stessa importanza che ha la protagonista, il che non sarebbe neanche una cosa negativa, solo che il problema è che questo non è un film corale. Non lo è, perché non tutti i personaggi vengono approfonditi, cioè, tipo le danzatrici non vengono proprio calcolate. Quindi, non essendo un film corale, cioè, non si capisce chi abbia più importanza e chi meno, cioè, per seguire la storia, questo cazzo è importante, perché ci sono dei personaggi come appunto lo psicologo e delle situazioni che succedono che appunto ti disorientano, cioè non hai ben presente dove il film voglia andare a parare in qualche modo. Se a questo aggiungiamo il fatto che la componente di mistero, che era fondamentale nel Suspiria precedente, venga completamente mandata a puttane nei primi minuti, perché cioè, ti svelano praticamente subito chi sono le streghe, sappiamo già chi è Elena Marcos, cioè sappiamo già tutto nei primissimi minuti, ti hanno già detto tutto. Cioè l'unico mistero alla fine, e che tra l'altro scopriamo man mano, è che cosa queste streghe vogliono fare con la protagonista, ma cioè finisce lì, nel senso che appunto dopo viene anche rivelato in un certo senso che cosa effettivamente gli faranno. C'è un plot twist finale, ok, però non ha, come dire, non ha quell'impatto che secondo me avrebbe dovuto avere se si fosse mantenuta almeno un po' quell'aura di mistero, ecco. E il mistero teoricamente dovrebbe esserci anche qui, visto che stiamo parlando di un thriller, cazzo. Poi un altro problema, secondo me, che va ad aggravare, diciamo, i problemi legati appunto alla sceneggiatura è appunto l'atmosfera. Prima ho detto che il Suspiria di Argento aveva un'atmosfera fiabesca, appunto, surreale. Qui invece Guadagnino ha voluto dare un tono realistico al suo film, perché il tutto è ambientato sempre in Germania, ma siamo nella Germania della Guerra Fredda e a Berlino, quindi in un preciso periodo storico e in un preciso contesto reale, diciamo, che poi ti fa vedere le manifestazioni, il muro appunto, i palazzi, gli uffici, la televisione, gli attentati, la radio, cioè sono tutte cose che nel loro complesso fanno sì che lo spettatore venga calato in un contesto appunto estremamente realistico. E questo appunto va a creare dei problemi perché, per esempio, a volte vengono fatti vedere attraverso la televisione questi attentati e il film cerca in qualche modo di farti intuire che le streghe della scuola di danza appunto c'entrino qualcosa con questi attentati, ma il modo per cui queste dovrebbero
influire con gli attentati e con, in generale, comunque con tutto quello che succede in città, non è chiaro. Il che non sarebbe un problema se il film avesse un'atmosfera surrealista come appunto quella del film di Argento, perché se tu hai un'atmosfera surrealista non devi per forza spiegare qualsiasi cosa, perché appunto anche nel film di Argento c'erano delle cose che non erano, come dire, non erano spiegate, però lì ci stava perché era il contesto giusto per cui tu in qualche modo te le dovevi immaginare. Qui risulta più difficile fare questo tipo di operazione per lo spettatore, perché vedendo tutto così appunto tangibile, così come scultoreo, così realistico appunto, quasi di default esige delle spiegazioni. Ma non dico che bisognava per forza spiegare tutto, cioè alcune cose potevano rimanere, come dire, sul chi va là, ma queste cose appunto come gli attentati vanno comprese, vanno capite, perché altrimenti sembrano veramente delle scene buttate lì che non hanno il minimo senso, e questo è appunto è un problema, cioè. Poi anche certe situazioni di per sé al di là appunto dell'atmosfera non si capiscono. Per esempio, perché le streghe dovrebbero durante la notte, mentre Susie sta sognando, inviarle dei sogni che poi sono degli incubi, mentre il loro intento è quello di farla entrare nella congrega? Questa cosa non ha logica, perché, cioè, okay che siete streghe e siete malvagie, vabbè, tutto quello che volete, cioè fate cose inimmaginabili, però se volete convincere qualcuno ad unirvi a voi, se fossi nei vostri panni, cioè, eviterei insomma di farla cagare sotto a questa povera ragazza. Cioè. Concludo tornando allo psicologo. E perché ancora sto cazzo di psicologo? Questo personaggio è, se vogliamo, un po' la chiave di volta per quello che io definisco il trionfo dei buoni sentimenti. E voi giustamente direte: ma che cacchio è sto trionfo dei buoni sentimenti? Allora, calma, adesso vi spiego bene. Ora, si sa che Guadagnino ha, tra le altre cose, nella sua poetica, il tema amoroso. Però è l'amore, diciamo, quello più platonico, ecco, quello più puro, nel senso stretto del termine. Per film come Chiamami col tuo nome, che ammetto non ho visto, però so che tratta di una storia d'amore, può anche andar bene. Ma in un thriller questo amore un po' mieloso, un po' melenso se vogliamo, non ci sta, rasenta il ridicolo, perché praticamente questo psicologo, che è anziano, ha perso la moglie per circostanze che adesso non sto qui a dirvi. Però quando erano ancora insieme hanno inciso nella loro casetta questo cuore con le iniziali dei nomi nelle due metà. E signori, il Suspiria di Guadagnino finisce con l'ultima inquadratura a stringere sul cuoricino di questi due. Cioè, ma cazzo, ma perché? Capite bene che questa cosa va a cozzare tremendamente con tutto il contesto creato 5 minuti prima, cazzo! Cioè, le streghe, gli omicidi, sangue dappertutto, squartamenti, torsioni disumane, tutto questo, tutta questa violenza, brutalità che comunque c'è nel film, cioè, a volte si va anche nello splatter, se vogliamo. Tutto questo e alla fine, cazzo, il cuoricino, carino, il cuoricino. Cioè, io sono rimasto perché ho detto: boh, ma dai, ma c'era veramente bisogno? Molti mi criticheranno dicendo: ma Guadagnino ha fatto il suo film, non devi compararlo, non devi pensare a quello di Argento. Ok, cioè, ma allora, se tu fai il tuo film,
abbia almeno l'accortezza di non chiamarlo Suspiria, per favore. Cioè, poteva intitolarsi in qualsiasi altro modo sto film. Cioè, se si fosse intitolato, che cazzo ne so, La danza delle streghe, per dire, sarebbe stato già meglio, perché lo spettatore avrebbe potuto in qualche modo aspettarsi delle cose anziché altre. Quello che voglio dire è che è molto importante cosa ci si aspetta da un film prima di vederlo, perché potrebbe completamente stravolgerti la visione. Ora, detto questo, avendo preso conto che questo è un film di Guadagnino e non un Suspiria, diciamo, perché dico che non è un Suspiria? Perché non mantiene neanche lo spirito originario del Suspiria, secondo me, per tutta la serie di motivi che vi ho detto prima. Per cui, se amate Guadagnino, probabilmente questo film lo apprezzerete. E negli altri casi rimarrete delusi. Io, sinceramente, se questo film lo ritengo una via di mezzo, cioè non è né brutto ma neanche bello, cioè è proprio, cioè, ecco, questo film non è né carne né pesce, cioè è uno di quei film che dici sì, bello, ma non so, c'è qualcosa che non va, non mi convince, ecco. E niente, questa era la recensione, se vogliamo, di Suspiria. Ho parlato anche del de Suspiria di Argento, appunto per i motivi che ho detto all'inizio video. Spero di avervi illuminato con la mia immensa sapienza, adesso che sono anche dottore. E noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. State bene.